È un momento perfetto per iniziare il wargame. Moltissime aziende italiane stanno portando regolamenti esteri e li stanno traducendo in italiano. Oltre a questo, molte aziende iniziano a produrre wargame in italiano e a pubblicarli. Parliamo di regolamenti di ogni tipologia. Wargame e giochi di miniature perfetti per iniziare qualsivoglia avventura nel mondo del wargame. Pure Wargames, Via Editori e Lab Masu si impegnano da tempo per la diffusione del hobby. Queste tre aziende si sono impegnate per portare e pubblicare alcuni dei migliori regolamenti in circolazione per dare la possibilità anche ai giocatori italiani di poter giocare i propri wargame preferiti, superando lo scoglio della lingua. Perché lo sappiamo tutti, l'inglese è sempre stato un punto debole per noi italiani. E molti cercano regolamenti che siano stati tradotti direttamente in italiano perché hanno problemi con la lingua o non hanno voglia di leggere l'inglese. Ed è bello pensare che queste aziende hanno iniziato appunto a pubblicare regolamenti in italiano per il pubblico italiano. Pure Wargames ci propone gioco che abbiamo già visto sul nostro canale e che potete trovare in descrizione nella playlist appositamente creata. Per due giocatori competitivo in cui 7 modelli contro 7 modelli si sfidano nel Tempio Sepolto per cercare di ottenere il favore appunto degli dei oscuri. Un regolamento molto semplice, molto veloce, con ambientazione fantasy lovecraftiana. Il gioco è edito direttamente da loro ed è disponibile in italiano e in lingua inglese. La Masu ci propone invece Gasland, gioco in cui ci si propone di fare delle gare mortali in cui ci si affronta a suon di sterzate e colpi di pistola per cercare di ottenere un biglietto di sola andata per la colonia di Marte. Gioco che prende direttamente ispirazione dal film Death Race con Jason Statham, beh, che dire, pieno di adrenalina, colpi di scena e tantissima personalizzazione per i propri veicoli che vi permetterà appunto di andare a esplorare le meraviglie di questa ambientazione. Via Editori attualmente è quello con più articoli a catalogo. Partiamo prima di tutto con il conosciutissimo e amatissimo Saga, libro della battaglia, adesso in italiano. Uno dei giochi più giocati nel panorama competitivo italiano dopo Warhammer, che si prefigge di essere un regolamento facile, intuitivo e declinabile in più ambientazioni. Infatti Saga ha tante ambientazioni a cui fa riferimento e che modificano leggermente l'ambientazione e il periodo storico. Ebbene sì, perché è un gioco storico. La particolarità di Saga è l'utilizzo di una pool di dadi che vi permette, a seconda dell'ambientazione storica e della fazione che state utilizzando, di sbloccare e attivare abilità diverse per il vostro esercito. Se non l'avete mai provato, direi di controllare. Che dire, è il momento di parlare del nostro Warsurge, uno dei miei giochi preferiti per la personalizzazione. Con l'utilizzo di una pratica app avrete la possibilità di creare qualsiasi statistica voi vogliate per inventare le vostre storie, inventare le vostre fazioni e farle combattere contro quelle che hanno inventato i vostri amici. Buttatevi a prendere l'app e vedete le magie che potete creare per questo gioco massivo di qualsiasi ambientazione voi vogliate. Palpalley, questo gioco, utilizza delle carte specifiche per ambientazione che vi fanno fare delle prove statistica per ottenere più o meno risultati. Ha anche una versione solo play disponibile con l'utilizzo delle carte. Le carte faranno agire i nemici al posto vostro. Ovviamente ambientazione pulp, e quindi si va dalle avventure cinematografiche più famose fino ai polizieschi, fino ad arrivare agli investigativi. Di qualsiasi genere voi vogliate. È un regolamento anch'esso molto personalizzabile che vi permette di creare le vostre partite. Punk Apocalyptic è l'ultimo uscito da Vea Editori ed è un regolamento che trovo veramente divertente. Un'apocalisse molto molto vicina a noi, possiamo dire, sia come tematiche sia come tempistiche. E che dire, le persone che si trovano lì si ritrovano veramente in un mondo alla Borderlands. Pochi modelli per parte vi permettono di prendere posizione in battaglie fuori di testa in cui si affrontano mongodrilli e si combatte per l'ultima pinta del pub. Per quanto mi riguarda, apprezzatissimo sia nelle ambientazioni e da quello che so è anche molto bilanciato. Questa piccola carrellata di giochi vi dà un assaggio dei prodotti disponibili in Italia. Aziende come Vea Editori e Lab Masu iniziano a prendere regolamenti dall'estero e a tradurli finalmente in italiano, mentre Pure Wargames ha edito il suo primo gioco in lingua italiana. Come anticipato,
È un periodo fantastico per iniziare il wargame in Italia e io non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà il futuro.